toglie le scarpe. Un po' di patos in più in questa finale dei 60 metri, che perde un altro, quindi sono rimasti isolati ai lati di questi otto atleti, ne sono rimasti in sei, con Marco Ricci e Francesco Sansovini alle due ali e i quattro dentro, che sono nell'ordine Guglielmi, Galbieri, Jacobs e Moro. E a questo punto Giovanni Galbieri per provare a infastidire Marcel Jacobs. Ma più che infastidire, come prendere la scia, punto di riferimento per un'accelerazione perentoria. Deve andare via subito Marcel. È andato via abbastanza in fretta, adesso si trova Galbieri sulla sinistra, Marcel Jacobs che accelera, va a chiudere con 6,55, però è rimasto in scia Galbieri, un po' a lungo, voleva vincere Marcel, ha vinto, tempo che probabilmente così Stefano, valutazione metro per metro di questa finale. Ma dobbiamo scindere i discorsi, ha vinto in 6,55, magari verrà ritoccato anche meglio, ma il campione olimpico che vuole rintuzzare gli attacchi degli americani, Baker, Bromel, Coleman, ci metto anche Lyles, che secondo me è il più pericoloso di tutti perché può correre il lanciato veloce quanto Marcel Lyles, per fortuna nei 60 gli sta qualcosina dietro. Per rintuzzare questi attacchi di atleti così forti, ovviamente deve passare a 6,40, 6,41, 6,42, quello che ha fatto